Cerimonia chiusura delle festività nella mattinata di sabato 7 gennaio nella sede della Croce Rossa, Comitato Locale di Castellamonte. Un'occasione per ringraziare i volontari benemeriti per il loro operato e per inaugurare una nuova ambulanza, acquistata con gli utili del comitato ricavati nel corso degli anni e dedicata a Martino Marchetti, volontario scomparso prematuramente. Ad aprire l'evento, la lettura da parte dei giovani dei 7 principi di Croce Rossa. Umanità. Nato dall'intento di portare soccorso senza discriminazione ai feriti sui campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute. Favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra tutti i popoli. Imparzialità. Il movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai casi più urgenti. Neutralità. Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il movimento si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso. Indipendenza. Il movimento indipendente, le società nazionali quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi paesi, devono sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere in grado in ogni momento di agire in conformità con i principi del movimento. Volontarietà. Il movimento è un'istituzione di soccorso volontario non guidata dal desiderio di guadagno. Unità. Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio nazionale. Universalità. Il movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale. Ha preso poi la parola il presidente del comitato locale Paolo Garnerone, che ha ringraziato tutti per il lavoro svolto e fatto il punto dell'ultimo anno di attività. Benvenuti a tutti. Questa giornata, che insomma doveva essere di festa, noi poi la trasformiamo in una festa come siamo abituati a fare, e invece inizia con purtroppo la tragica notizia della perdita di Rocchetta,
il nostro volontario che voi, insomma, quasi tutti conoscevate da tanto tempo, uno di quei volontari con lo scritto ieri della mitica squadra 12, di quelli che non si è mai risparmiato per fare del bene a tutti. E non so come altro, insomma, ricordarlo. Lo ricordiamo con magari un minuto di silenzio. Lunedì ci saranno i funerali. E credo che non ci sia, insomma, un modo migliore per ricordarlo. Quindi vi invito a un minuto. Grazie. Eccoci qui in questa giornata che noi, insomma, così di abitudine dedichiamo, o meglio dedicavamo prima di questi due brutti anni che abbiamo passato, dopo le feste. In genere tutti fanno le feste, le cene prima di Natale, noi non trovavamo mai il tempo perché arrivavamo sempre in ritardo, quindi le ultime edizioni le abbiamo fatte verso l'Epifania. Quest'anno l'Epifania addirittura è passata, quindi chiudiamo, insomma, questo ciclo di festeggiamenti con questa giornata che ci onora della presenza delle autorità che abbiamo tutte qui. Io l'ordine non lo so mai giusto, quindi mi perdonerete. Inizio dal presidente regionale Vittorio Ferrero, che, insomma, è sempre un nostro amico, ringrazio, e il vicepresidente giovane Edoardo, col consigliere regionale Claudio Leone, che ci porterà dopo il saluto del presidente Cirio, del direttore sanitario dell'ASL 84, il dottor Adamo, che in questi giorni l'abbiamo tenuto più impegnato del solito per la questione spostamento soccorso avanzato. Negli ultimi mesi, insomma, l'abbiamo un po' sollecitato insieme a tutta la direzione generale e i dirigenti dell'ASL 84. L'ho lasciato per ultimo il sindaco, no? Così. Ma perché lui è quello, lo sapete, che da sempre è nostro amico, ci segue e lavora per noi. Ultimamente ha fatto in modo che venisse a trovarci anche il presidente Cirio, con lui abbiamo fatto dei progetti per il prossimo futuro che cercheremo in qualche modo di realizzare, progetti legati alla sede, legati al nostro volontariato, progetti che ci daranno da discutere, perché la sede per la Croce Rossa è una cosa molto importante, il posto dove fare l'associazione è fondamentale. Quindi grazie Pasquale di tutto. Sembra una frase fatta, ma non lo è. Noi sappiamo che da sempre ci sei vicino, quindi ti ringraziamo. Finisco i ringraziamenti con col consiglio direttivo del comitato che è qui, che vi assicuro che tra un milione di difficoltà, di tempo, di impegni, di attività da fare, eccetera, sta veramente dando il massimo per riuscire a gestire al meglio questa associazione, questo comitato. Non è per niente una cosa facile. Da poco ci sono incontrati a Roma con tutti i presidenti dei comitati in Italia e io continuo a essere convinto che questo sia un bel comitato, sia una bella realtà,
e lo dimostrano tante cose, lo dimostra il fatto che oggi siamo qui, siamo tantissimi, dimostra il fatto che abbiamo organizzato un pranzo, una volta si chiamava pranzo sociale, non so come si può chiamare, ma con più di 100 adesioni, e Federica ogni giorno diceva basta che non ci stanno più, basta che non ci stanno più, e invece giustamente anche per lei più siamo e meglio è. Quindi credo che sia una bella realtà, sia una realtà di associazione molto presente sul territorio. Nei prossimi mesi con ASL 24 organizzeremo e riorganizzeremo e cercheremo di riorganizzare i servizi in convenzione per tutti gli utenti, gli alizzati, gli autorizzati, che è una partita molto difficile perché è molto impegnativa e per la prima volta quest'anno ho messo insieme e ha fatto in modo che venisse, spero, aggiudicata questa convenzione per la prima volta dopo tantissimi anni, ha messo insieme tutte le Croce Rosse e tutte le ANPAS del territorio. Vi assicuro che non è stato per niente facile, ma è una grande soddisfazione perché Vittorio sorride e fa bene, perché ha vissuto con noi tutte le riunioni, tutti i preparativi, tutti gli incontri con l'ASL, perché fino a quando Vittorio è ancora piccolo, no? Ma c'era, qualcuno di voi se lo ricorda, si faceva la gara chi arrivava prima, chi caricava prima il ferito, chi lo portava prima in ospedale, e non sono passati tanti anni da quando la Croce Rossa faceva un preventivo, l'acqua su un altro, quindi il fatto di lavorare tutti insieme è un altro segno che questo territorio è un territorio dove la Croce Rossa e l'ANPAS e tutti i colori possono stare tranquillamente insieme. Un ultimo pensiero, oggi siamo qui anche per inaugurare la nuova ambulanza che è stata acquistata grazie all'utile di esercizio degli ultimi anni, utile che, insomma, per chi sa come funziona la Croce Rossa, non è una roba così semplice, ma il lavoro di tutti i volontari, in onore anche di Rocky e di tutti quelli che, come ho sempre detto, i lavori al servizio della popolazione si fanno specialmente negli orari diurni, perché di notte c'è il servizio di emergenza, ci sono i trasferimenti dall'ASL. Ma il grosso del lavoro viene fatto di giorno perché gli accordi regionali, i piani regionali della sanità dicono che in ospedale si sta il meno possibile, che in ospedale si sta 2-3 giorni e poi si va a casa, ma poi tutte queste persone a fare le visite qualcuno li deve portare. E questo è quello che è stato fatto. È stato fatto sempre col massimo impegno in questi ultimi anni. In tutti questi anni di attività e questa ambulanza è stata acquistata grazie proprio a questo impegno e a questa dedizione che ci avete messo tutti. Questa ambulanza è dedicata proprio a uno della squadra 12 che è Martino. Ringrazio la famiglia che ha voluto essere presente, per noi è un grande onore. È sempre una tristezza dedicare un'ambulanza a qualcuno perché significa che non c'è più, ma è un modo per renderlo sempre vivo e perché sia sempre con noi, e soprattutto per rendergli a lui, a Rocky e tutti gli altri l'onore di essere ricordato come uno di quelli che ha contribuito alla... scusate un attimo, ha contribuito alla riuscita del nostro progetto, che è quello di stare vicino alla gente. Noi quando facciamo le riunioni, gli incontri, le lotte, le guerre, il punto fermo è sempre che da soli non lasciamo nessuno, che non lasciamo piedi nessuno, e questo piacere, molto piacere che forse per la prima volta ci sia con noi l'ASL 24 in amicizia, ma anche in rappresentanza dell'ASL, ne sono sicuro,
perché questo è il punto fondamentale che con Vittorio, con Edo e con tutti i rappresentanti abbiamo sempre portato avanti. Non si fa mai la guerra sui risparmi per chi sta male, noi non lasceremo nessuno a piedi e sono sicuro che ASL 4 e tutti quelli che dovranno lavorare per questo progetto ci seguirà. Questo è un po' quello che volevo raccontarvi. Poi vi racconto, ma me lo sono fatto scrivere perché non lo sarei mai ricordato. Il 2022 è stato, diciamo, il primo anno un po' della, così, del ritorno alla normalità. Non lo dico troppo forte perché non sembra che sia così, proprio così assodato. Comunque è stato uno degli anni, è il primo degli anni che ci ha permesso un po' di vederci, di del 2023 oggi, di organizzare questa festa, questo pranzo. Con noi oggi abbiamo anche la fanfara della Croce Rossa, che sapete che è molto legata a Castellamonte per qualche strano motivo, però anche per loro è stato difficilissimo negli ultimi anni riuscire a stare insieme, riuscire ad essere presenti. Oggi li abbiamo coinvolti anche per la festa, e quindi poi dopo li ringraziamo. Allora, il 2022 io non ho voluto appositamente dividere i numeri, perché i numeri sono di tutti. Come dico sempre, non ci sono volontari più bravi e volontari meno bravi, ci sono volontari e basta. Ci sono volontari che nel 2022 hanno fatto 264.553 chilometri. Mi sembra un po' poco, manca lo zero. Abbiamo fatto 5.900 servizi, 5.912 servizi, con 1.017 minuti di servizio. Ora, vabbè, questo è un tecnicismo che mi ha fregato una scritta, perché non, ma va benissimo così, ma i numeri sono altissimi, sono questi. 5.900 servizi sono tantissimi, servizi di tutti i tipi, dall'emergenza, ai trasporti con l'ASL, ai servizi socioassistenziali, al servizio di aiuto agli anziani, alla consegna dei generi alimentari, ne dimenticherò sicuramente 5.000, al servizio della sede, di gestione della sede, del centralino, all'ora di servizio di tutti quelli che, come me, come consiglio direttivo, che io chiamo il mio staff, sono quelli che cercano in qualche modo di mantenere in piedi e viva questa associazione, insieme a tutti i volontari, ma le cose vanno gestite e quindi in mezzo alle mille critiche di tutte le associazioni, perché quando facciamo le riunioni spesso litighiamo un sacco, ma poi alla fine non sappiamo neanche il motivo per cui litighiamo, il nostro compito, no, quello dei presidenti, è quello sempre di cercare di mantenere unito il gruppo, e questo cerchiamo di farlo tutte le volte. Lo staff che qui c'è tutto, quindi da chi fa, da chi gestisce le divise, chi gestisce i magazzini, chi fa i turni dei dipendenti, dei volontari, che si, che dico sbatti impunemente, ma tutti i giorni a coprire i turni dove tutti i giorni manca qualcuno, questa è la vita della gestione del volontariato. Poi alla fine, da 1983, che questo comitato ha ripreso l'attività dopo la pausa del 1928, da quel giorno là non abbiamo lasciato più di nessuno. A volte si dice di no a qualcuno, ma mai una convenzione è stata bucata nemmeno di 10 minuti. Quindi vuol dire che alla fine qualcuno si mette una mano sul cuore, lascia la casa, viene qui e fa quello che c'è da fare. Quindi questi sono dei grossi numeri, sono dei numeri che dimostrano che questa è un'associazione che funziona. La Croce Rossa è qui a Castellamonte, funziona. Io a volte dico sempre che noi abbiamo avuto la fortuna, quando eravamo piccoli, di avere la Croce Rossa a Castellamonte. Se ci fosse stata la Croce Verde, gialla, arancione, forse faremmo parte di quell'associazione lì. Facciamo parte della Croce Rossa, ne siamo fieri e continuiamo ad esserlo. Ora, non vi faccio perdere tempo di più, vorrei un saluto dall'autorità, Ferrero dice che senza voce, ma facciamo parlare lo stesso, il presidente regionale sicuramente ci riporta il saluto delle persone.
All'evento ha presenziato anche il presidente regionale di Croce Rossa, Vittorio Ferrero, che si è complimentato con Garnerone e il suo staff, così come il presidente ama chiamarlo. Buongiorno a tutti, grazie tanto. Purtroppo la voce in questi giorni mi ha un po' abbandonato. Innanzitutto per me è sempre un piacere venire qui a Castellamonte in rappresentanza, oltre che mia personale, di tutta la Croce Rossa del Piemonte. Le parole che Paolo ha detto sono tutte giuste, in maniera corretta e perfetta. Io, mentre parlava, riflettevo così su cosa dire e soprattutto su cosa condividere come riflessioni. Innanzitutto partire da questo. La Croce Rossa, nei territori, in Piemonte soprattutto, nasce e ha avuto un grandissimo sviluppo negli anni Ottanta. Questo perché? Perché negli anni Ottanta era un periodo importante di trasformazione del sistema sanitario e nelle comunità occorrevano delle ambulanze per portare le persone negli ospedali, perché la sanità si stava trasformando, molti piccoli ospedali hanno chiuso, chiudevano, oggi forse si ritorna un po' indietro con alcuni concetti, però occorreva quello, almeno questo è successo nel mio territorio, è successo immagino a Castellamonte, è successo in tantissimi altri posti del Piemonte. Ecco, questa seme che negli anni Ottanta ha generato tantissime realtà di Croce Rossa è ancora completamente vivo oggi e con tutti voi e tutti i vostri colleghi, che sono quasi 20.000 in Piemonte, con estrema dignità anche storica rispetto a quell'elemento fondativo, oggi svolgete questi servizi che sono essenziali per la nostra comunità, fondamentali, perché se in queste comunità non ci fosse il volontariato, in questo caso il volontariato rappresentato da voi della Croce Rossa, da noi della Croce Rossa, con anche alle spalle questi principi, questi valori che il nostro emblema ci porta a essere, come dire, essere portatori, non ci sarebbero. Quindi è fondamentale tutelare, incentivare, avere nella massima disponibilità delle nostre comunità il volontariato. E mi fa piacere che oggi ci sia veramente il sindaco, come tutti i sindaci, e in particolar modo il sindaco di Castellamonte, ogni volta lo vedo qui a Castellamonte, e ha sempre dimostrato un'attenzione, una vicinanza, e anche le parole che Paolo prima ha usato, vuol dire che c'è una progettualità anche su una sede che, sede forse la parola impropria, ma è casa, il posto giusto, con cui identificare il luogo in cui noi andiamo, oltre a recuperare i nostri automezzi, ma a costruire le nostre relazioni che portano poi un beneficio al nostro volontariato. Saluto il consigliere regionale, in rappresentanza del presidente Ciri, e in particolar modo saluto il direttore sanitario dell'ASL. Questo perché con l'ASL, con l'azienda sanitaria, c'è un rapporto privilegiato, proprio per quell'elemento fondativo che tantissimi anni fa ha portato a sviluppare i nostri comitati. Noi siamo al servizio, anzi siamo non al servizio, ma svolgiamo insieme il servizio con le aziende sanitarie. Non ci riteniamo un banale fornitore di servizi, ma ci riteniamo dei partner, come dire, istituzionali, ma anche a livello paritetico. E uso queste parole perché? Perché a volte, come in tutti, giustamente in tutte le condizioni di affidamento, e Paolo ha accennato a questo, è stato fatto un grandissimo lavoro negli ultimi anni, che purtroppo per una difficoltà gestionale dell'azienda sanitaria non ha mai trovato la conclusione corretta, perché in due territori, quello della zona di Ivrea, del Castellamonte, del Canavese, nella zona del Chivassese, abbiamo avuto la possibilità, non senza difficoltà, di riunire tutti i comitati di Croce Rossa e di ANPAS a fare una grandissima ATS, che è un'associazione temporanea di scopo, per poter presentare insieme all'ASL un progetto unitario di lavoro. Perché questo rafforza la rete del volontariato, efficienta e migliora i servizi da dare alla nostra popolazione. Questo è il lavoro con cui noi intendiamo svolgere questo tipo di attività. Siamo sicuri che il direttore sanitario, la direzione generale, ne è consapevole. Con molta trasparenza dico che anche altri dirigenti al di sotto del direttore sanitario e del direttore generale devono essere consapevoli di questo. Perché noi non siamo un banale fornitore, siamo un importante partner del territorio, e continuità da anni, da decenni, la Croce Rossa da oltre 150 anni svolge questo tipo di servizio, proprio nell'ottica di cui Paolo prima ha accennato, perché non intendiamo lasciare nessuno solo. Ci sono persone di voi, tutti voi immagino, coriate
quando c'è bisogno in Croce Rossa, lasciate a casa la famiglia, magari con qualche prontorio, e alle nostre famiglie, proprio oggi un giorno di festa, devo anche ringraziare la disponibilità che danno noi per far sì di poter indossare la divisa e correre dove c'è bisogno. Perché ci crediamo, crediamo nei valori che la Croce Rossa porta all'interno del suo emblema, ma crediamo soprattutto nel servizio per la nostra comunità, perché sono persone che conosciamo, della nostra città, del nostro paese, che hanno bisogno, e noi, è questo che fa muovere in ultimo la nostra azione. Quindi davvero grazie ai volontari di Castellamonte, siete, ma non lo dico per piacere, ma perché in realtà uno dei modelli di esempio anche di comitato che funziona in maniera sostenibile, e la sostenibilità non è solo una sostenibilità economica che avete rappresentato dall'utilizzo anche degli utili in qualche modo che sono dei reinvestiti per migliorare l'efficienza dell'attività, ma è una sostenibilità che si avvera nel modello organizzativo, nella presenza del volontariato, nella capacità di lavorare insieme fra operatori dipendenti e operatori volontari, nella sinergia che c'è con il territorio. Questo deve essere il modello corretto di comitato di Croce Rossa oggi, tra l'altro nella realtà contemporanea del 2023, una realtà complicata sotto mille aspetti dal punto di vista socio-economico, sotto altri punti di vista, però questo è il modello corretto. Quindi da parte mia, di tutta la Croce Rossa del Piemonte, un saluto a tutti voi, ancora un augurio di inizio anno e un complimento per il grande lavoro che state svolgendo nelle vostre comunità, e un saluto e ovviamente un ringraziamento al Presidente, con lui e tutti i suoi collaboratori, il Consiglio Direttivo, lo staff, ognuno che in qualche modo, oltre a fare servizio, si prende carico di una piccola responsabilità organizzativa che serve a far muovere questo grande motore dell'umanità. Quindi grazie a tutti, buon anno e viva la Croce Rossa di Castellamonte. A portare i saluti del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell'Assessore regionale Cardi, il Consigliere regionale Claudio Leone. Grazie Paolo, buongiorno a tutti. Porto il saluto del nostro Presidente Alberto Cirio, del nostro Assessore Luigi Cardi. Io non ho parole per ringraziarvi, perché voi, come io vi paragono sempre alle forze dell'ordine, ci siete una sicurezza per i cittadini piemontesi e non solo. Quando si vede una divisa della Croce Rossa è come vedere una divisa, come dicevo prima, delle forze dell'ordine. Voi garantite quella sicurezza, quella professionalità, quella presenza sul territorio, ma quella presenza laddove serve, perché è facile dire noi ci siamo, voi ci siete veramente, ci siete nel momento del bisogno, ci siete quando abbiamo un problema, quando abbiamo un'emergenza, quando abbiamo un dolore, quando abbiamo un familiare che ha dei problemi di salute. La Croce Rossa è sempre presente. In particolar modo voglio ringraziare Paolo, il suo staff, tutta la Croce Rossa di Castellamonte, come riprendo le parole del Presidente regionale, siete un modello, sicuramente siete uno tra i modelli calabresani forse più efficienti, migliori. Quando senti parlare della Croce Rossa di Castellamonte, in particolare del vostro presidente, io sento sempre parlare in modo eccellente. Vuol dire che Paolo, tu, tutto il tuo staff, avete fatto un lavoro veramente eccellente, avete seminato sul territorio quello che oggi state raccogliendo una grande stima, una grande professionalità. E per quanto riguarda le istituzioni, noi per primi, l'assessore, il direttore, che tra l'altro vedo che oggi non ha sicuramente potuto venire, il direttore Scarpetta, quando parliamo di voi, tutti noi ne parliamo in modo assolutamente positivo, perché come dicevo prima avete fatto negli anni un lavoro eccellente, nessuno, niente si può improvvisare, dietro di voi c'è una grande professionalità, una grande preparazione che vi ha portato a quello. Nell'augurarvi, non mi voglio dilungare troppo, nell'augurarvi buon anno da parte mia, del Presidente Alberto Cirio, dell'Assessore Cardi, vi auguro un buon lavoro e continuate così. Speriamo che i momenti che abbiamo vissuto dal 2019 ad oggi, insomma, magari ci lasciano un po' di respiro, perché davvero dopo mi taccio, posso capire che cosa vuol dire distogliere del tempo alle famiglie in modo volontario, perché molti lo fanno per lavoro, ma voi lo fate con il cuore, sì, e vinceva dalle parole di Paolo, voi lo fate con passione, con professionalità e veramente con il cuore. Questo non da tutti. Grazie da parte di tutti. Grazie, grazie, grazie. E per l'ASL 4 è intervenuto il dottor Calogero Addamo, che ha rimarcato la presenza dei volontari della Croce Rossa di Castellamonte al punto di primo intervento di Cornier, che aprirà lunedì.
Sono dirigente medico della DMO di Pornia e di Ivrea. Oggi sono qua per, grazie all'invito di tipo amichevole, però mi ha coinvolto comunque. Sono contento di rappresentare e portare i saluti della direzione strategica dell'ASLTO 4. Come ha detto bene Paolo, c'è stata e continuerà ad essere, c'è stata e ci sarà sempre massima collaborazione tra l'istituzione ASLTO 4 e la Croce Rossa di Castellamonte. Ha accennato che già da domani ci saranno i volontari che stazioneranno sull'ospedale di Pornier insieme alla 118, per cui da domani saranno presenti presso l'ospedale di Pornier. Come sapete, dal 9 ci sarà l'apertura del punto di primo intervento, per cui per normativa vigente è necessario che ci sia una postazione del 118 insieme ai volontari della Croce Rossa di Castellamonte. Grazie ancora per l'invito, auguro a tutti buon lavoro, grazie di esistere e buona giornata. Il sindaco Pasquale Mazza ha voluto sottolineare l'impegno dell'amministrazione in sostegno alla Croce Rossa Castellamontese e la volontà di spostarne la sede presso l'ospedale. Grazie. Ma ho un mucchio di robe che mi frullano per la testa, perché come Paolo ben sa, io vado sempre un po' avanti con le cose, quindi tra poco vi dirò. Ma intanto vi dico subito che io qua, quando vengo qua, sono e mi sento a casa. Vi dico subito che l'ho sempre detto e fino a quando sarò sindaco lo ripeterò. Sono stati anni difficili che senza di voi non avremmo superato. E quindi grazie davvero per tutto quello che fate tutti i giorni, tutte le notti, in tutti i momenti, per la città di Castellamonte, ma per tutto il Canavese. Saluto la famiglia di Martino. Saluto il Roccia, che se n'è andato, io lo chiamavo il Roccia. Voi sapete che io ho lavorato qua dal 2009 fino a 6 mesi fa, e quindi oltre alle questioni istituzionali io ero spesso qua a prendere il caffè, a parlarci. Martino poi mi sollecitava anche per questioni amministrative, e quindi insomma, come si è abituati a fare, ci si lavorava assieme. Saluto il presidente regionale, il vicepresidente dei giovani, grazie per l'appoggio che ci date, perché non è mai banale, non è mai scontato. Saluto Claudio Leone e saluto il dottor Adamo, con lui saluto il dottor Stefano Scarpetta e saluto il presidente Cirio. E qui dico la prima cosa, che è questa: noi abbiamo avuto l'onore di avere il presidente Cirio ospite qua, ci abbiamo lavorato tanto con Alessandro Musso, che oltre ad essere un volontario è anche un amministratore della città di Castellamonte. Abbiamo lavorato assieme alla Croce Rossa e siamo lieti di farlo per il territorio canavesano, sulle cose che diceva poco fa il dottor Adamo, cioè si lavora assieme per migliorare le cose. Il fatto che qualcuno temeva che l'amministrazione comunale di Castellamonte si mettesse a fare barricate sullo spostamento del 118, no, anche no. Noi dobbiamo pensare non al campanile, ma alla salute, al benessere dei cittadini, di tutti i cittadini, nel modo migliore. Poi che lo si faccia a Castellamonte, lo si faccia a Cornier, lo si faccia a Carola, a Salassa, dove importa poco. È evidente che va mantenuta anche la serietà. Noi abbiamo fatto un patto, quel patto va mantenuto, quindi
si fa questa cosa su Corni e poi si torna a Castellamonte. E io di questo ringrazio ancora una volta il presidente Cirio, perché è stato uno di parola per bene. Parliamo di futuro. Caro dottore, grazie per essere qua. Dobbiamo cominciare a lavorare a quella che è stata la richiesta e che il presidente Cirio ci ha detto, purtroppo l'assessore Riccardi non c'era quel giorno lì per evidenti impegni, la regione è grossa, quindi si fa come si può. Però so che anche l'assessore Riccardi condivide questo pensiero, so che i nostri consiglieri regionali del territorio ci daranno una mano, ne sono certo, non ne ho parlato, ma sono sicuro, e la presenza qua oggi di Claudio ne è la dimostrazione. Noi dobbiamo cominciare a lavorare per far sì che quei 30.000 euro l'anno o più, che anche più, perché poi tra riscaldamento eccetera eccetera, che buttiamo sull'affitto di questa roba qua, devono essere risparmiati e dobbiamo spostarci all'ospedale di Castellamonte. Gli spazi ci sono, la volontà politica c'è, dobbiamo farlo, dobbiamo lavorare per farlo nel più breve tempo possibile. È evidente che c'è anche l'impegno dell'amministrazione comunale, quindi questo è il futuro. Chiudo ringraziando Paolo, il suo direttivo, il suo staff, come lo chiama lui, ma ringraziando di nuovo tutti voi, perché la città di Castellamonte ne va orgogliosa del lavoro che fate, ne va fiera. E finché io sarò sindaco vanterà sempre questa nostra realtà che, come giustamente ha detto il consigliere regionale Claudio Leone, è ben voluta e vantata dappertutto, non solo in Canavese, che dico io, ma anche in regione e anche oltre. Quindi grazie e buona giornata a tutti. Alla cerimonia ha presenziato la famiglia di Martino Marchetti. La volontaria Giuliana Manavella ha donato alla moglie un presente artistico realizzato da lei e ricordato commossa il collega scomparso. Voi sapete che io, non so se riesco a parlare, sono una vecchia e voglio bene a tutti, ma a Martino ero particolarmente legata perché con Gloria è stato l'ultimo equipaggio che ha portato a casa la mia mamma, quindi con Martino gli devo proprio tanto. L'ho scritto bene. Tutte le volte che sentiremo la sirena di un'ambulanza penseremo ai nostri volontari che sono andati avanti, penseremo a te Martino, ciao amico caro, e di lassù proteggi la tua Martino considerava la Croce Rossa una sua seconda casa, una sua seconda famiglia, e voi gliel'avete dimostrato in tutti i modi, con la vicinanza a noi, in particolar modo durante il breve ma intenso e difficile periodo di malattia, con i vostri interventi con l'ambulanza, con la vicinanza dimostrata a lui, con la vicinanza dimostrata a noi durante e dopo il tragico evento. Non dimenticheremo mai, vi siamo grati e speriamo di riuscire a dimostrare tutta la gratitudine che dobbiamo avere nei vostri confronti. Volevo solo ricordarlo con due parole di un poeta, Ugo Foscolo, che un uomo non muore mai finché verrà ricordato. Solo questo.
Grazie a tutti.